Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Eurotax Simulator 2. Oggi siamo qui in questo nuovissimo episodio, dovrebbe essere l'episodio numero 18/19, adesso devo vedere. Oggi, come vi ho annunciato molto tempo fa, circa 4-5 episodi fa, andiamo a comprarci un nuovo camion, che sarebbe un camion italiano, ovvero questo Iveco. Vi ho detto che era un Fiat, invece purtroppo è un Iveco, però pressoché è identico, cambia veramente ben poco. Questo è il 19° episodio comunque. Come vedete, ecco qui il mezzo, costa un bel po', un bel pochettino. Quindi direi di fare un ricevere richiedere un prestito. Allora, colore tutto così. Allora, acquista non ci lascia, quindi usciamo un attimo. Purtroppo è uscito un nuovo DL, c'è cioè un nuovo aggiornamento, quindi non possiamo. Aspettate, facciamo 100.000 euro, vabbè, chi se ne frega. Non possiamo, appunto, come si dice, avere, ecco, la mappa completa. Comunque fa nulla, il carico appunto l'abbiamo perso perché non si poteva avere la mappa completa. Rivenditore dell'Iveco, andiamo qua in Austria, potrebbero farlo in Italia, vabbè. Era questo qui, 1, 2, eccolo qua, acquistiamo il nostro Iveco, modello vecchio che utilizzeremo in Italia. Vediamo se ha ancora spazio, sì che abbiamo ancora spazio. Ok. Slot libero, qui c'è la nostra operaia. Si goda appunto il nostro nuovo camion. Allora, è da un pochettino che non ci gioco ad Eurotruck. Se li. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Io qui devo settare. Allora, lo faccio già vedere. I fari sono qua, non è affatto male come mezzo. Comunque, faccio una breve pausa che mi setto i comandi per il joystick e ci vediamo dopo quando me lo faccio già trasferire a Milano, così cerchiamo un carico lì delle zone e via. A dopo. Bene ragazzi, eccoci qua con il nostro nuovo camion. Allora, volevo farvelo vedere un attimo esternamente com'è. Devo dire che va molto bene, sono riuscito finalmente a settarmi un po' i tasti. Allora, l'audio forse è troppo alto, fatemelo abbassare, ok. Non è che lo abbia settato perfettamente, però non è male, diciamo. Allora, dobbiamo andare a prenderci il carico, facciamo un viaggetto tranquillo, eh. Ok, è già verde, perfetto. Dobbiamo andare, mi pare, a Venezia. L'ho appena fatto il carico, il bello, eh. Ora qui andiamo a destra. Cavoli, si è impuntato. Scaliamo un attimo una marcia. Ok. Finalmente ora possiamo utilizzarlo. Ok, andate un pochettino là. Sì, non siamo su Valentino Rossi The Game. Devo ricordarmi di. Ok, sto guidando veramente male. Proviamo ad andare. Sembra non ci dia la multa, quindi noi andiamo. Allora, sapete una cosa? Io direi quasi di mettere l'automatico. Fatemi fare così. Dovrò riscaricarmi le mappe perché non ci sono. Allora, controlli, cambio, automatico reale. Mi spiace per questo cambio, però c'è molto più comodo. Allora, adesso poi guardiamo un attimo le luci come vanno settate perché devo ancora vederle. Cioè, ho appena impostato, però non mi ricordo più cosa. Allora, lavoratore autonomo, questo qua. Trasportiamo un driller Milano-Venezia. Ok, lui ci cambia in automatico. Sì, io un po' dovrò abituarmi con questo joystick perché continua a uscire dal finestrino.
Cioè, continuo, scusate, a frenare di colpo. Ok. Carro agganciato. Non so che animazione mi abbia messo, però vabbè. Qui tra l'altro io... No, ho intenzione di rimuovere le animazioni. Dove cavoli sto andando? Perfetto, strada sbagliata. Voglio quasi rimuovere le animazioni. Ok. C'è le animazioni, la mappa, però su questo camion non abbiamo la possibilità di avere una mappa interna, quindi la teniamo. Non so perché mi vibra il joystick, magari nei punti un po' critici mi dice vai piano, cose così di questo genere. Ancora? Vabbè, noi siamo pronti per partire. Qui non arriva nessuno, qui nemmeno, e si va. Lunghi, lunghi, cavoli, neanche, manco fossimo su Valentino Rossi The Game, andiamo lunghi. Così tanto. Sì, un po' devo ancora abituarmi, eh. Andiamo piano. Ok, già verde. Ho messo anche il cruise control, che con questo tasto qui. No. E con il... Ecco, cavoli, che nervoso quando continuo a frenare. Permettetemelo, prenderò la multa. No, non mi ha dato la multa, no. Perfetto. Con il nostro bellissimo camion, un po' stile vecchio però. Ah, ancora, eh. Cioè, non ho ancora capito quando imparerò. Questo qui è il nostro garage. Questo qui è alla mia destra. Adesso lo faccio vedere. Qui tra l'altro c'è in giro il man. Che cavolo ho fatto? Ho preso dentro un marciapiede. Ah, buono a sapersi. Come potenza non è che abbia tantissimi cavalli. Però non è fatto ma ha fatto male. È molto bello. Allora. Direi di metterci subito sull'autostrada. Non viaggia neanche tanto. Cioè, per la potenza che ha, 360 cavalli, mi pare. Non è che viaggi moltissimo. Vediamo un attimo se il cruise control è questo. Sì, no, no, non è questo. Vabbè, dovrò risettarlo perché non l'ho messo, si vede. Comunque, veramente un ottimo lavoro da parte del modder, perché è fatto molto bene. Ben dettagliato, un po' un peccato perché non ci sono le possibilità di modificarlo, però va bene anche così com'è per me. Ok, ci siamo. Cercherò, ecco, di non utilizzare più gli specchietti, dato che col joystick riesco a gestire un po' la situazione. Ok. Perfetto, siamo su in autostrada. Col joystick questo qua continua a vibrarmi il joystick, cioè ve l'ho già detto anche in Valentino Rossi The Game. Ok, siamo in ottava. Cambia però. Ok, nona. E si va. Sì, c'è già il casello, quindi niente. Non ci possiamo dire. Vibra perché, ok, di là c'è il... Come cavolo si chiama? Sì, frenato in anticipo. Non siamo gente che rischia molto. Vabbè. Perché sui lati ci sono, per la nebbia, così se esci dalla corsia, ci sono delle cose apposta che ti permettono di rallentare. Cioè, ti permettono di concepire che stai per uscire di strada. Allora, sentiamo un attimo il motore. Praticamente non è stato cambiato. Vabbè, sì, ci poteva stare qualche lavoretto in più, però già così com'è a me piace.
Qui si va bene il cane. Ecco, sentite quando siamo lì. Perfetto. Cambio. Volante. Finestri. Ecco, voi non sentite, però io sì. Allora, rientriamo in corsia. Perfetto. Devo stare un po' più in corsia. Ok. E si va. E si va con il Iveco. Questo qua è il primo Iveco. Poi quando mi inserirò varie mappe così ci sarà molto da divertirsi esplorando un po' di più l'Italia. Perché per ora usiamo, abbiamo solo questo. Comunque il viaggio della scorsa volta, vi ripeto, mi pare che abbia vinto questo nel sondaggio. Io però sono andato avanti, volevo fare il viaggio, soltanto che non l'ho finito. E nel mentre non sono più andato avanti. E c'è stato l'aggiornamento del gioco. Io ho il gioco su Steam e quindi mi fa aggiornamenti in automatico. E nulla, sono entrato oggi, appunto mi dava le mod non più compatibili. E quindi ho detto, oh cavolo, allora ne sono andato a vedere, ma soltanto le mod quelle della mappa e le promos non mi funzionavano. Mentre avevo le mod tipo dei rimorchi, lì sono troppo contro. Ok, le mod dei rimorchi, una parte, tipo lì che non ce l'ho più. Mentre l'altra parte sì, ce l'ho ancora a disposizione. Rischio, siamo andati proprio lì a pelo con il muretto. Per i lavori in corso, ma non c'è lì nessuno a lavorare. Questo camion arriviamo appena i 90, appena lì sotto, però non è male, dai. Come acquisto ne sono più che contento io. Sicuramente non andremo a esplorare l'Europa. Però in Italia ci può stare. Tempo fa avevo anche un'altra mappa che aveva tutta l'Italia, però era tipo versione 1. Punto... Non so, non credo. La TDA map. No. Non mi ricordo più. Però una mappa europea si andava fino ai giù in Egitto. Era bella. Però non era più disponibile per la versione del gioco. Allora, io cavoli, sto troppo in là. Ok. Devo. Usciamo? No, non riusciamo. Subito dopo. Cavolo, abbiamo rallentato un sacco. Siamo 77. Non riusciremo neanche a sorpassarlo. Ok, dai, i primi 90 all'ora. Ok, siamo arrivati a 90 all'ora con questo camion. 92. Adesso non so se riuscirò a vedere la velocità. Cavoli! Mamma mia, ma. Vi pare, cioè, volevo dirvi, guardate che velocità riusciamo a arrivare al massimo e uno ci taglia la strada. Vabbè, rientriamo. Rientriamo ai box. Ok, l'abbiamo sono? No. Allora, io ho messo. Ok, le luci erano spente, no? Lasciamo questo, ok. Mentre qui, che cavolo è? Pare che fosse il cruise control, però non ne sono certo. Con il Ford Transit, per mi pare sia un Ford Transit, per poco glielo. Non è più un Ford. Ecco, in poche parole. Oggi dovrebbe essere. Guardatelo qua. In farming sarebbe un Micheletto nel farming 2017, quel rimorchio che abbiamo appena visto alla nostra destra, prima. E non vedo l'ora di provarlo. Comunque, questo video non so ancora quando uscirà. Penso che oggi sia domenica. Perché vorrei portare almeno una volta a settimana Euro Truck. E tra l'altro, questa settimana. Cioè, se uscirà domenica il video, domani si inizierò la scuola. 110 orari. Comunque, domani comincerò la scuola. Devo ancora guardarmi gli orari perché. Cioè, io sto registrando di giovedì. No, magari questo video esce anche sabato. Vabbè, o venerdì. Comunque, sto registrando di giovedì. E la scuola dovrebbe inizia il 12. Quindi, o è già iniziata o inizierà domani. Dipende dall'uscita del video. Perché magari esce anche settimana prossima. E quindi non posso prevedere il futuro. Allora, rientriamo nella corsia. Perfetto.
Ivecco qua io ci sono già salito su una betoniera. Cioè, in teoria è una betoniera che fa anche da pompa. In pratica qui da me gira, non mi ricordo più se è un... No, no, è impossibile che è un quattr'assi, era un tre assi. Che è in una ditta in cui lavorava i miei genitori. Ah, cavoli, ok. Mia mamma lavorava in ufficio e appunto ogni tanto andavo a curiosare i mezzi, salivo, andavo a fare dei giri con gli operai. E appunto era un tre assi, cioè era messa molto male, diciamo. E qua in mezzo tipo c'era tutta la parte ricoperta. C'è la parte del motore, lì sotto il cambio era tutto... No, no, scusate, mi sto confondendo con un'altra... con un mezzo molto più vecchio, no, no, no. Allora sì, quella lì aveva qualcosina di quasi identico a questa, già. No, io mi sto confondendo con un'altra betoniera, una betoniera, un'altra. Che la chiamavano Moka, pensate voi, cioè era proprio vecchissima. Qua dove c'era il cambio c'era una zona tutta ricoperta, alta fino... arrivava alle ginocchia di una persona adulta, in pratica, quando è seduta. E era tipo, non so, le parti del motore, non so che cavolo c'era sotto. Comunque era tutto ricoperto, vabbè. Comunque questi mezzi hanno dei sound. Non è quello che gli è andato qua questa mod, comunque, però... Cavoli, riusciamo, riusciamo, sì che riusciamo. Allora, io tendo a stare più vicino al guardrail sinistro. Gli dobbiamo farli entrare. Ok, come rimorchi sembrano belli grandi, eh. Riusciamo, mancano solo 28 km. Questo viaggio mi è sinceramente volato a me. Non me ne sono nemmeno reso conto. Adesso facciamo una mega frenata. Tanto si frena subito. Ecco, vedete, potevo andare ancora un pelino di più. Ok, 33 euro. Perfetto. Non so, ma il sound del motore non credo lo sentiate molto. Guardate che... Cioè, che mezzo. Sapete una cosa? Facciamo subito una screen perché... altrimenti me la scordo. Forse era meglio uscire da qui. Vediamo se c'è qualche altro. Usciamo un attimo da questa zona, che non mi piace molto, perché ci sono le icone del gioco e non mi piace. Lassù vedete una casa in costruzione. Una casa, penso che siano degli appartamenti, perché una casa è veramente molto grande per esserlo. Ok, freniamo. No, cavoli. Proviamo a vedere come viene, perché qua c'è di fianco lo Scania. Vediamo un attimo, so che sto sforando con il video, però vabbè. Ancora da questa parte. Eh sì, stavolta devo farla da questa parte per forza. Potenza sfocatura, l'abbassiamo. Ve lo faccio vedere a voi perché altrimenti. Allora, abbassiamoci, perfetto. Dobbiamo fare zoom con la Z. No, che cavoli sto facendo? Mamma mia. Allora, potenza sfocatura, ok, è giusta. Ma chi se ne frega dallo Scania? Sinceramente mi interessa del nostro Iveco. No, andiamo un attimino ancora avanti perché voglio farla. Se la faccio soltanto all'Iveco, voglio uscire da questa zona. Magari farla qua. Perfetto, che lì dietro c'è un campo di non so che cosa. Ok, abbassiamoci un pelino. Facciamo la ruotata. Aspettate, con la. Come cavolo si fa lo zoom? Ah, ok, c'è scritto sopra, perfetto. Vabbè, ruotiamola un pelino. Qua sotto ci sarebbe Eurotrack. Qui il numero, quindi una cosa così dovrebbe andare bene secondo me. Un po' meno zoomato, come cavolo si fa? Campo visivo. Perfetto. Sì, dai, non perdiamoci in chiacchiere, satura, potenza sfocatura, la diminuiamo leggermente e nulla. Scatta la foto, perfetto. Finiamo il viaggio, mancano 21 km. Allora, noi ci mettiamo l'altra corsia. Comunque, ragazzi, ho impiegato veramente un sacco di tempo per settare i tasti per il joystick. E perché
Le levette mi pare si chiamano la L1 e L2, quelle dietro. Mi danno un sacco di problemi. Ok, mi siamo andati a sbattere. Perché non ho cambiato l'asse per la rotazione della camera. Erano impostate le levette dietro e quindi io le levette dietro non lo sapevo. Le ho impostate come anche sui comandi. Per accelerare e frenare. In pratica mi facevano entrambe le cose. Se io le tenevo leggermente cliccate, stava tutto fermo. Mentre se io le cliccavo di più, la visuale continuava a girarsi. Girava anche senza che io le toccassi, eh. Ok, perfetto. Venezia esplorata. Oh, cosa che da non fare a casa, mi raccomando. Non penso che i vostri genitori, a meno che siate maggiorenni, vi lasciano andare in giro con il camion. Per le città, comunque, non fate queste cose nemmeno in macchina né in moto. È una cosa veramente che non va mai fatta. Ok, passando di qua, esploriamo magari il punto vendita di qualche bel macchinario. Frena però. Cioè, lo so che sei vecchio, però i freni. Mi pare che quando ti ho comprato li avevi. Avevamo fatto la revisione, era tutto a posto. Ok, no, che cavoli. Utilizzando l'analogico sinistro per sterzare così, se va lo tengo verso di me, posto, oltre a sterzare lo premo un po' verso di me, lui frena, è un po' un problema, devo cambiare settaggio. Ok. Mannaggia. Vabbè, me la esplorerò io per conto mio. Qua devo girare a destra. Tra non molto, spero prima del 2017, mi vedrete anche con la patente. Quindi, dopo è finita. Ok, allora. Le frecce le ho messe leggermente in anticipo. Ok. Spero appunto prima del 2017 perché, ecco, mi avete chiesto in tanti quanti anni ho. Sono del 98. Però ho la caratteristica di fare gli anni alla fine dell'anno, a metà dicembre circa. Non vi dico il giorno perché ve lo dico quando li farò, ecco. E quindi già con il patentino per il motorino, non dico che è stato un problema, però facendo gli anni in quel periodo io ho già fatto le lezioni da novembre e... sto vedendo cosa stiamo esternamente perché avevo già fatto le lezioni da novembre. Soltanto che gli esami li facevano qualche giorno prima del mio compleanno e quindi ho dovuto aspettare fino a gennaio barra febbraio del 2000 e che anno l'ho fatto? Patentino, boh. Se siamo nel 2017, 2016 l'ho fatto 4 anni fa, quindi 2012. Cavoli, sono già passati 4 anni. Ma come passa il tempo? Ok. Ok, ho trovato anche il titolo per questo video che si è corretto sia per il mezzo che utilizziamo che come per quello che sto dicendo, ovvero come passa il tempo. Però effettivamente ha veramente ragione. Cioè, mi sembra ieri che guidavo il motorino per la prima volta, invece no. Vabbè. Cavoli, sto video sta diventando troppo lungo. Ecco, e questo titolo si addice anche alla lunghezza del video perché cioè durano tantissimo i miei video ultimamente, quelli che devo far diventare corti. In farming, come vedete, li sto facendo molto più corti. Ok, sganciamo. Dovrebbe darmi 8.900 euro? No, 8.000 sì. Vediamo se c'è anche il 900. Ottimo lavoro, grazie mille. Perché 300? Non mi pareva di averlo danneggiato, vabbè. Continuo, perfetto. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo, come sempre, di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti Turetti e al prossimo video!